6 turisti sono morti, inclusi 2 bambini di 2 e 8 anni. Almeno 30 persone sono rimaste ferite in Grecia. È il primo bilancio del tornado delle violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola calcidica nella notte fra il 10 e l'11 luglio. Sono oltre 140 i pompieri coinvolti nelle operazioni di soccorso e per la penisola è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il tornado è durato circa 20 minuti secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni intervistati dalla televisione pubblica greca ERT. Il capo della protezione civile greca lo definisce un fenomeno senza precedenti. Oltre ai 2 bambini e al padre di uno, anche una coppia di ciechi sono morti in una località nei pressi di Nea Propontida, quando il loro caravan è stato travolto da violente raffiche di vento. E una donna rumena e il suo bambino sono stati infine uccisi dal tetto di un edificio divelto dal tornado.